Amiche di filo, oggi voglio mostrarvi come realizzare queste splendide rose. Sono bellissime. Non è necessario utilizzare la macchina da cucire, solo un pochino di colla a caldo e qualche punto a mano. Sono veramente, guardate, sono stupende, sono veramente stupende. Si possono utilizzare per fare dei segnaposto, per decorare, per fare delle bomboniere, dei piccoli pensierini, per decorare la nostra casa, ma sono bellissime da regalare. Io virtualmente le regalo a voi. Vi faccio vedere quindi passo passo come si fa. Allora, ho preparato 8 cerchi per i petali e 4 per realizzare invece le foglie. Sono dei cerchi di un tessuto leggero, di cotone, seta, similseta, sintetico. Quello che preferite, il colore anche quello che preferite, però io vi consiglio di fare con un tessuto leggero. Il diametro è di 9 centimetri sia per l'uni che per gli altri. E poi vi faccio vedere come li ho ritagliati, quindi 8 e 4, cioè 8 pezzi e 4 pezzi. Poi per realizzare la stecca possiamo utilizzare questi stecchi, questi qui appositi per il gambo, quindi sono delle stecchine di legno che io rivestirò con un nastro di colore verde. Questo ha una larghezza di circa 2,5 centimetri, ma lo potete prendere anche più stretto, insomma, importante secondo me che sia verde. Se non avete queste stecche, si possono utilizzare questi qui per gli spiedini, le stecche per gli spiedini. In questo caso avrete bisogno tipo di 3 stecche. Guardate, mettendoli in questo modo diventa abbastanza, dà l'effetto di una stecca più spessa. E utilizzerò un pezzettino di feltro di panno Lenci di un colore verde. Questo è un verde abbastanza scuro, ma avevo solo questo, abbastanza sottile. Il diametro sarà di circa 4 centimetri, più o meno un cerchio. Utilizzerò ago e filo e poi la colla a caldo, ovviamente delle forbici. Per ritagliare i vari cerchi io utilizzo un bicchiere, ma qualsiasi oggetto che ha una forma circolare va bene. Il diametro è di circa 9 centimetri, e lo vado a utilizzare proprio come cartamodello. Quindi per fare le foglie lo poggio semplicemente utilizzando una qualsiasi penna. Traccio tutto questo contorno e poi lo sposto e traccio di nuovo. Guardate, io ho fatto questi cerchi praticamente uno attaccato all'altro perché poi devo ritagliare proprio su questa linea che ho tracciato. La stessa operazione la faccio sul tessuto rosso che farò per i petali della rosa, mettendo questi cerchi uno di fianco all'altro, cercando di ottimizzare il tessuto, diciamo di non creare degli scarti per il tessuto. E quindi semplicemente con le forbici vado a ritagliare su questo contorno, così, e ritaglio praticamente tutti quanti i cerchietti. I petali della rosa li vado semplicemente il cerchio a ripiegare così su se stesso, a schiacciare così a metà. Lo faccio per tutti e 8 i petali. Ho piegato a metà tutti quanti questi. Adesso tutti questi petali. Adesso con un filo in doppio faccio un nodino ed inizio a fare un punto filza, quindi blocco qui il punto. E poi, aspettate, se non, ecco, metto a favore di camera, inizio a fare questo punto filza così, entrando ed uscendo dal tessuto a circa meno di 1 centimetro, ecco qua, non so se si vede, entro ed esco, lo faccio fino a tipo 2 centimetri dalla fine del petalo, quindi continuo così. Ecco qua. Allora, vedete, manca questa parte e vado a questo punto ad unire l'altro petalo. Come metto questa parte ripiegata in modo che la parte curva vada sulla parte curva, così.
li faccio coincidere. A questo punto rientro con l'ago e continuo il punto filza. Continuo su quest'altro petalo e arrivato alla fine unisco l'altro petalo. Quindi adesso è l'operazione si fa sempre allo stesso modo, tutti i petali verranno uniti, quindi in quest'altro caso metterò quest'altra parte e unisco e così via. Ecco, vi faccio vedere come ho unito questi vari petali, vedete? Quindi uno di seguito all'altro, vedete, si sistemano in questo modo qua. A questo punto vedete il filo che abbiamo inizia a scarseggiare. Allora potete iniziare a tirare un pochino così, ad arricciare questi petali. Poi li sistemeremo meglio dopo e continuate. Allora, ho attaccato fino all'ultimo petalo, come tutti allo stesso modo si attaccano. Adesso ridistribuite tutto questo. Allora, tirate un po', come vi ho fatto vedere prima, in modo da arricciare questi petali e poi in realtà ridistribuiteli fino ad avere una lunghezza di circa 25, ecco, leggermente arricciati. Poi dipende anche dall'effetto che volete per la rosa, eh. Potete farla più o meno un bocciolo più o meno largo. Io lo lascerò così, quindi vi dico subito che la mia è di circa 25 centimetri questa lunghezza una volta che l'ho aperto. Ecco qui tutti i petali. Fatto questo, blocco il punto qui e tolgo il filo. Tolgo il filo. Prima di incollare preparo anche le foglioline. Le foglioline le preparo tutte allo stesso modo, ovviamente, così ripiegando a metà e poi di nuovo a metà così. Guardate, io faccio questo segno con le mani perché il mio tessuto, insomma, si piega facilmente, ma potete tranquillamente utilizzare il ferro da stiro per fare queste pieghe. Quindi cerca a metà e poi di nuovo a metà, quindi diventa un quarto di cerchio. Lo faccio per tutti e quattro le foglioline. Le foglioline le unisco sempre con ago e filo come ho fatto per i petali, però una di seguito all'altra, quindi inizio a cucire. Non ha importanza se inizio da qui o da qui, è indifferente, sulla parte ovviamente curva. Blocco. La cucitura. Faccio un punto filza. E solo dopo che ho terminato la prima fogliolina, attacco la seconda sempre allo stesso modo, quindi eventualmente la metto nello stesso verso, ma quindi parto ed unisco la seconda foglia. E così via tutte e quattro. Ecco qui, ho unito fino all'ultima fogliolina e adesso blocco unisco fino alla prima, eh. Quindi a formare proprio, ad unirle tutte e quattro in questo modo e tiro per bene. Così, opla, e lo unisco alla prima. Un po' qui. Le foglioline sono pronte. Adesso si passa all'incollaggio. Allora, io utilizzerò queste tre stecchine per gli spiedini. Le ho spezzate semplicemente perché erano troppo lunghe, le ho fatte circa 12 centimetri di lunghezza. Quindi, come prima cosa, metto proprio pochissima colla per tenerle insieme in questa posizione. Perfetto. E adesso con il nastro nella parte bassa. Così copro la parte qui in basso e poi inizio ad arrotolare.
Quindi metto un'altra volta. Ecco, in modo da coprire per bene qui. Poi una volta che, ecco, siamo partiti, è facilissimo. Basta mettere proprio poca colla e arrotolare in questo modo. Qui non vi preoccupate, questo andrà all'interno del fiore, quindi è importante che sia, diciamo, ben rifinita in basso e che non rimangano segni di colla sul gambo, però ci siamo quasi, diciamo, è venuto abbastanza bene. Ora applico i petali, quindi dopo che li ho sistemati per bene, devo unire, abbondante colla, metto sul primo petalo. Lo giro così, faccio attenzione qui in basso questi petali. Innanzitutto, ecco, metto un filo di colla per ogni petalo, deve venire in orizzontale, cioè tutte queste qui devono girare. Adesso vi faccio vedere, senza, ecco, così, in modo che qua sotto rimanga piatto, eh? Per avere un buon effetto della rosa. Ruotate così. Vedete, qua sotto viene piatto. Qua. Questo è l'ultimo. Questa è la rosa. Guardate. Mo io la trovo un bocciolo stupendo. Qui sotto mettete un po' di colla per unire, per migliorare, diciamo, il tutto. Ok. Così schiacciate. Però deve rimanere piatto, cioè non fatelo in crescendo. Adesso inserisco queste foglie. Una volta che sono arrivata qui sotto alla rosa, aggiungo un po' di colla anche sulle foglie stesse. Fate attenzione a non sporcare il gambo, quindi lo dovete mettere solo quando siete arrivate qui sotto alla rosa e schiacciate bene così. Cioè è facile da fare con qualche piccolo accorgimento. Ok, adesso la rosa co deve coprire bene questo, e quindi scusate, la foglia deve coprire bene i petali, e quindi li metto così. Aggiungo proprio un piccolo, eccola qua. Sistematela un po' anche con le mani. E è rimasto da rifinire questa parte qui. Ecco il piccolo pezzo di pannolenci a cosa serviva. Allora, questo qui in realtà lo posso poi ritagliare anche un pochino. Adesso vado a ripiegare in questo modo a metà. Con le forbici faccio un piccolo taglietto al centro, lo ripiego su quest'altro lato e faccio un altro piccolo taglietto al centro. Quindi rimane una croce, e inserisco questo. Vedete? Se lo voglio accorciare leggermente lo posso anche fare, quindi vado, non vi preoccupate di farlo troppo preciso, ecco, togliete semplicemente un po' tutto attorno, almeno io così mi regolo, lo provate di nuovo, eccolo qui, mi sembra ben fatto, ecco, lo lasciate e semplicemente mettete un po' di colla.
è perfettamente rifinita. Così è perfettamente rifinita anche nella parte bassa. Guardate, bellissima. Ovviamente con il panno Lenci potete realizzare qualche diciamo petalo da attaccare anche qui in basso, però in linea di massima questa rosa è praticamente pronta. Potete mettere i cartellini, applicarli a delle bomboniere, insomma, io vi do l'idea, poi le applicazioni potete sbizzarrirvi come meglio credete. Se la fate di raso, di seta, insomma, vengono delle rose spettacolari, diciamo così. Io sono veramente molto soddisfatta del risultato. Ho realizzato questa con il gambo lungo e questa con il gambo un pochino più corto. Bene, amiche, le mie rose per voi sono pronte. Se quest'idea vi è piaciuta, mi raccomando, lasciatemi un like, condividete questo video ed iscrivetevi al canale. Guardate nella casella delle informazioni perché vi lascio tante idee, molto interessanti, secondo me, per fare altri fiori. Per decorare la casa, per fare delle bomboniere e dei sacchetti per la bomboniera in modo facile e anche economico, ma sono comunque stupendi. Amiche, io vi saluto, vi abbraccio, al prossimo tutorial.